Ciao a tutti, sono Andrea, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi, come promesso, andremo a vedere un lavoro un po' più concreto e bello pesantino, con un altro particolare prodotto che ci aiuterà in questa particolare lavorazione. E soprattutto abbiamo trovato questo piccolo intervento, piccolo tra virgolette, perché ci ha avuto una giornata e mezza di lavoro più o meno, circa, su per giù, per poterlo completare. E quello che andremo a fare praticamente è un intervento su una pavimentazione industriale dove il committente ovviamente non ha voluto rinnovare le piastrelle sotto, perché ovviamente sono piastrelle brutte, un domani dovrà riposare con, cioè dovrà ripassare sopra su questo pavimento industriale con una resina o comunque altri prodotti per coprire tutto quanto. Quello che dovevamo fare noi era praticamente solo coprire, restaurare una parte di pavimento con un particolare prodotto che può essere posato anche su bassi spessori e soprattutto rimane bello solido e potente e si può utilizzare anche per passarci sopra con le macchine. Quindi quello che dovete fare è sedervi comodi e godere il video. Procediamo! L'obiettivo di oggi è ripristinare questa parte di pavimento rovinata, dove le piastrelle in clinker si sono staccate completamente e con il continuo passaggio dei mezzi rischiamo di aggravarne il danno. Interverremo sul rettangolo più esteso della macchia e sfrutteremo questi giunti di dilatazione già presenti sul pavimento, mentre dall'altra parte formeremo un taglio seguendo la linea di una fuga. Iniziamo a levare innanzitutto lo strato di polvere proprio sulla linea del taglio, in primis per renderla più visibile e in secondo luogo per far salire meno polvere possibile durante il taglio a flessibile. Con una piccola smerigliatrice angolare provvista del giusto disco per il taglio, iniziamo a seguire la linea che abbiamo scelto per chiudere i lati del rettangolo del nostro intervento. La profondità del taglio non deve essere eccessiva, infatti quello che dobbiamo fare è rimanere appena al di sotto delle piastrelle, in modo che durante la demolizione riusciamo a far saltare via proprio le piastrelle lungo questa linea senza toccare quelle vicine, che rimarranno intatte e ancora saldamente ancorate al fondo. Lo spessore di queste particolari piastrelle è di circa 7-8 mm, quindi la profondità di taglio che cerchiamo di tenere avrà uno spessore minimo di 1 cm. Quello che faccio io è di basarmi sul colore della polvere. Infatti, mentre tagliamo al di sopra la polvere risulta arancio e appena con la lama arriviamo al fondo sottostante in cemento, la polvere diventa chiara e in questo caso so di aver raggiunto una profondità adeguata. Con la scopa rimuoviamo la polvere che abbiamo formato. Se siamo stati belli precisi con il taglio, vedremo che la linea che abbiamo eseguito segue fedelmente la fuga prescelta. Vi ricordiamo che la profondità del taglio deve essere maggiore dello spessore delle piastrelle per rendere i prossimi passaggi molto più comodi e puliti. Muniamoci ora di una mazzetta e di uno scalpello largo, adatto alla rimozione delle piastrelle. Iniziamo così a rimuovere tutte le piastrelle rimaste all'interno del rettangolo disegnato. Abbiamo scelto di utilizzare attrezzature manuali come mazzetta e scalpello per la demolizione perché ci vogliamo bene e la fatica è il nostro mestiere. A parte gli scherzi, utilizziamo queste attrezzature e non un martello elettrico perché, come vedete, le piastrelle vengono via molto facilmente attorno alla spaccatura. Man mano che ci allontaniamo, però, abbiamo notato che le piastrelle erano molto più resistenti e ostiche e le abbiamo fatto molto più fatica. E sì, per chi si ricorda, quello insieme a me è sempre il mio vecchio, dove anche questa volta mi ha assistito nelle lavorazioni. Un altro motivo per il quale stiamo usando mazzetta e scalpello è anche perché non vogliamo rovinare troppo il fondo. Quella che vedete chiara sotto le mattonelle non è colla, ma bensì boiacca di cemento ancora saldamente ancorata al sottofondo. Una volta queste particolari piastrelle venivano posate fresco su fresco, infatti finito il sottofondo in cemento si metteva una spolverata di cemento puro di sopra, un pochino di acqua spruzzata sopra e si posava direttamente le piastrelle che poi venivano spianate con un'attrezzatura particolare che le compattava completamente. Man mano che rimuoviamo lo strato di piastrelle, teniamo pulito raccogliendo la maceria per lavorare meglio. Un po' di staffetta sulle demolizioni finali per tirare il fiato e abbiamo quasi finito.
Purtroppo c'è stato anche un altro piccolo intoppo nelle demolizioni, perché non sempre abbiamo avuto a disposizione la corrente, e questo ci ha causato un altro inconveniente che vedrete più avanti all'interno del tutorial. Per non dover demolire parti sane ancora saldamente incollate al terreno, abbiamo fatto dei test sonori, picchiettando con il retro della mazzetta al pavimento, dove in questa parte era molto resistente. A questo punto abbiamo deciso di creare una nuova linea per richiudere prima il rettangolo della nostra riparazione. Infatti, vi ricordiamo che quello che faremo è solo un ripristino della pavimentazione industriale che stiamo trattando, coprendo il foro senza rimettere le piastrelle, ma mettendo un prodotto particolare che rimane solido e si può passare al di sopra con le macchine. È un metodo che si può usare per ripristinare ad esempio pavimenti in cemento che magari si sono rovinati e serve una rapida riparazione. Per poter proseguire con le demolizioni dobbiamo segnare la linea orizzontale del taglio che dobbiamo eseguire. Nel nostro caso abbiamo deciso di prendere la stessa misura dalla porta, quindi posizionando un asse di legno o una stagia di alluminio, segniamo la linea a matita, dato che in questo senso non possiamo usare la fuga delle piastrelle perché sono state posate a correre. Per chi non lo sapesse, la posa a correre significa che le fughe delle piastrelle risulteranno tutte quante sfalsate, ed è per questo che non abbiamo una linea guida da poter seguire, non essendo un pavimento lineare. Approfittiamo di questo breve spazio per ricordare a tutti di lasciare un mi piace se il video di oggi è di vostro gradimento, e a chi non è ancora iscritto di farlo per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. Vi consigliamo anche di buttare un occhio nelle info del video ogni tanto, dove potete trovare attrezzature e prodotti che utilizziamo all'interno dei tutorial. Così avete la possibilità di trovare tutto l'occorrente. Ora direi di tornare a noi. Prima di tagliare a flessibile, muniamoci di tutte le protezioni necessarie, cuffie, occhiali protettivi e mascherina. Vi mostriamo da vicino la smerigliatrice che utilizziamo, provvista di un piccolo disco diamantato, adatto al taglio delle piastrelle. Con pazienza, seguiamo il segno a matita fatto in precedenza. Di solito, quello che faccio io è di rimanere leggero in principio, segnando con la lama della smerigliatrice 50 cm alla volta, in modo da lasciare un solco sulla linea di taglio, e poi ripasso su questo solco lasciando agire la lama fino alla profondità che mi interessa, e man mano proseguire nella stessa maniera portandomi avanti altri 50 cm e così via fino alla conclusione del taglio. Creata anche l'ultima traccia, possiamo proseguire con la demolizione dell'ultima parte rimasta. Se vi trovate piastrelle che risultano difficili da levare con lo scalpello largo, potete utilizzare quello leggermente più stretto che vi aiuterà a colpire con più forza e a levare più facilmente le parti più solide. Ovviamente, dopo delle demolizioni, dobbiamo pulire l'area, rimuovendo tutta la macerie creata. Una volta completato, ci troviamo in questo stato di fatto. Per poter proseguire con le prossime lavorazioni, dobbiamo innanzitutto rimuovere tutta la polvere accumulata dalla demolizione. Per farlo utilizzeremo questo aspiratore molto potente che ci aiuterà in questa situazione. Qui siamo stati fortunati per la corrente elettrica che avevamo regolarmente, anche se un aspiratore a batteria andava bene ugualmente. La cosa importante è togliere il più possibile la polvere che non va bene in nessun caso e con qualsiasi materiale. A questo punto, per poter utilizzare correttamente il materiale che vedrete tra poco, dobbiamo bagnare abbondantemente il supporto fino al rigetto. Questo significa che oltre a far assorbire l'acqua al fondo, quest'ultima deve rimanere leggermente sopra come una piccola chiazza d'acqua. In questo modo sapremo che l'acqua è stata assorbita completamente dal supporto e la polvere rimasta verrà eliminata e potremo procedere con le prossime lavorazioni. Ovviamente bagniamo sì, ma senza esagerare, evitando di creare un laghetto.
Ora non ci resta che misurare tutta la superficie da trattare per acquistare le giuste quantità di prodotto. In base ai metri quadri e allo spessore medio possiamo stabilire, grazie alla resa del materiale scritta sulla confezione, quanti sacchi dobbiamo acquistare. Nel nostro caso specifico abbiamo circa 8 metri quadri scarsi di superficie e uno spessore medio di 1 cm, perché le mattonelle che abbiamo rimosso hanno uno spessore di 7-8 mm, ma dobbiamo tenere conto che la superficie è irregolare e ci conviene tenerci leggermente abbondanti. Di conseguenza abbiamo acquistato questi 5 sacchi da 25 kg di geolite 40 semi rapida, dato che è una resa di 17 kg al metro quadro per centimetro di spessore. Per le prossime lavorazioni ci occorrono acqua e pennello, una spatola d'acciaio, una cazzola quadrata e una strage di alluminio da 2 metri. Successivamente ritorniamo a bagnare ancora una volta il fondo, questa volta solamente spruzzando sopra con il pennello, coprendo l'intera area e preparando la superficie per le prossime lavorazioni. Questo particolare prodotto è semirapido e, come viene indicato nel nominativo, ha un tempo di impiego di 40 minuti. Quindi prima di impastarlo dobbiamo esserci organizzati a monte, preparando tutto l'occorrente. Purtroppo siamo rimasti privi di corrente e non potevamo utilizzare l'impastatore elettrico, che vi consiglio se dovete prepararne grandi quantità alla volta, come nel nostro caso. In assenza del miscelatore elettrico abbiamo optato per questo manuale, un po' datato ma funzionante. Scherzi a parte, impastare questo materiale mezzo sacco per volta con una carriola e un badile ci sembrava il miglior metodo in sostituzione all'impastatore elettrico. La cosa importante è di creare un prodotto omogeneo e privo di grumi, quindi va agitato molto bene e anche abbastanza velocemente, dato che è un prodotto semirapido. Questo materiale è adatto al ripristino di elementi in cemento armato, come pilastri, balconi, gronde e anche solai, che hanno bisogno di essere restaurati. Sia che utilizziamo macchinari elettrici, sia se impastiamo prodotto a mano, vi consigliamo di mettere prima un po' d'acqua nel contenitore e poi spolverare un po' alla volta il prodotto mentre si inizia ad impastare. Continuiamo fino ad ottenere un materiale omogeneo e privo di grumi. Subito dopo aver preparato l'impasto, dobbiamo procedere alla stesura del prodotto. Per poter riempire l'area da ripristinare, partiamo da uno dei due lati più corti e man mano iniziamo a schiacciarne poca quantità per volta che creiamo con la cazzola quadrata, cercando di rimanere al di sopra del pavimento ai lati, almeno qualche millimetro, per poter procedere correttamente con il prossimo passaggio. Come per il 99% delle lavorazioni, essere in due dimezza la fatica. Da soli, fare tutto questo procedimento risulta veramente pesante, dato che bisogna essere rapidi nella stesura. Dopo aver spianato inizialmente il materiale con la strage di alluminio, andiamo a tirare il rasante man mano che veniamo avanti. Bisogna rimanere al di sopra di qualche millimetro, proprio perché quando si va a livellare il materiale steso riusciamo con uno o due passaggi di staggia a regolare il tutto, dando un primo riempimento grezzo. Questo particolare prodotto può essere utilizzato per spessori da 2 mm fino a 4 cm. Più lo spessore aumenta e più è consigliato l'inserimento di una rete d'armatura per legare meglio il materiale. Come detto in precedenza, per poter acquistare le giuste dosi bisogna verificare la resa del prodotto, scritta sulla sua confezione. Nel nostro caso abbiamo acquistato 5 sacchi, perché la resa al metro quadro per un singolo centimetro di spessore è di circa 17 kg di materiale. Facendo due conti con 8 metri quadri scarsi di superficie da trattare, 5 sacchi sono stati sufficienti a completare il lavoro. Il prezzo di questo prodotto si aggira intorno ai 25 euro, quindi non è molto economico ma è efficace. Per questo motivo conviene comprarne le giuste quantità, piuttosto meglio rimanere scarsi e, se dovesse mancare ancora, tornare a riprendere l'occorrente, tanto si può sempre fermarsi e procedere successivamente, ovviamente bagnando ancora prima di ricominciare. Una volta completata la prima mano grezza su tutta la superficie e avendola tirata al piano del pavimento già esistente, non ci rimane che la finitura.
Nel nostro caso, essendo un intervento di ripristino a terra, quindi un domani deve rimanere calpestabile, la finitura che daremo sarà liscia e non fratazzata come nelle rasature a pareti. Questo perché, se noi lisciamo il più possibile la superficie, non rimarranno i classici granelli che si formano sulle rasature civili, che con il passare del tempo e calpestarci sopra tendono a staccarsi creando polvere. Lisciandola non incontreremo questo inconveniente. Vi ricordiamo che questo è solo un lavoro di ripristino solo per rendere pari tutto il fondo e un domani il proprietario completerà tutto il pavimento con resine o altri prodotti per rendere omogeneo tutto il piano. Prima di passare con la mano finale di basso spessore, bagniamo ancora a spruzzo sempre con il pennello perché, come si può notare, il prodotto già posato aveva già iniziato a fare presa. Completato tutto il lavoro, ci sono rimaste le pulizie finali, che possiamo fare inizialmente con una piccola spatola grattando gli eccessi di materiale dai bordi dell'intervento sulle vecchie piastrelle. Questi verranno via facilmente e successivamente, con uno straccio umido o con una scopa e dell'acqua, laviamo via ogni macchia per pulire meglio il tutto. E anche per oggi abbiamo concluso. Come avete visto, abbiamo utilizzato questo prodotto per poter posare un basso spessore e rendere il tutto come se fosse del cemento armato. Quindi praticamente il basamento rimane bello solido e compatto e un domani si può passare sopra con le macchine, ovviamente bisogna aspettare, anche se è semi rapido il materiale, se è su in 24 ore, aspettiamo sempre una settimana per passare sopra con le macchine, perché non ci sono. Potete utilizzarlo ovviamente anche per interventi su basamenti in cemento armato che magari dovete ripristinare, la pavimentazione in cemento armato che bisogna ripristinare una parte, e potete farlo con questo prodotto, ovviamente pulendo, rompendo bene dove è stato aperto il cemento e pulendo bene la polvere e tutto quanto e bagnando con altri interventi fino al rigetto come è scritto sul soffitto. Bene, per oggi abbiamo concluso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!